Dopo il brillante debutto lo scorso 29 aprile a Casaluce, il campionato italiano Minimoto 2012 è sbarcato in Romagna, più precisamente sul minimotodromo adriatico di San Mauro Mare, provincia di Forlì, altro tracciato che in qualche modo ha contribuito alla storia della specialità e perfetto anfiteatro temporale alla ricerca di rivincite e conferme. Anche nella seconda prova di San Mauro a Mare, il campionato italiano Minimoto si è confermato pieno di spunti interessanti e qualche new entry sul gradino più alto del podio. Presenti all'appuntamento una novantina di piloti che hanno aperto la mattinata con i due turni di prove ufficiali. I pullman di giornata sono stati nella classe SAV Davis Bergamini, Pasini, nella Junior A Raffaele Fusco, SG, nella Junior B Luca Bernardi, Polini, nella Open A Nico Barani, DM e nella Open B Alessio Chessa su BZM. La SAV, classe dedicata agli esordienti, ha fatto subito schizzare l'adrenalina a mille in una gara spettacolare con il pullman di giornata Davis e Bergamini su Pasini. Il pilota del nuovo motoclub Cecchi ha condotto la gara fin dal primo giro, talonato in tutti i 13 giri previsti da Emanuele Cazzaniga, Stamas e Michele Nensor, SG. Questo l'ordine di arrivo: primo Bergamini, secondo Emanuele Cazzaniga, terzo Michele Nensor. È andata bene, ringrazio i miei genitori, Sassi, il team SG, Davide e Christian, e auguro una buona guarigione al povero Grasso. Emanuele Cazzaniga, numero 4. Ringrazio anche i miei genitori, Daniele per avermi preparato una moto perfetta, Alberto Iame. E auguro anche io una buona guarigione a Grasso. Mi chiamo Bergamini Davis e la gara è andata bene. Ringrazio molto Zocchi per la moto che mi ha fatto, i miei genitori, mio fratello e mia mamma. Nella Open B fulminea la partenza di Alessio Chessa, che alla prima curva del tracciato è già al comando della gara. Dietro di lui lo tallona Luca Mancin del motoclub Z Team. A tre giri dalla fine Chessa scivola e Luca Mancin DM ne approfitta tagliando per primo la bandiera scacchi, seguito da Michael Carbonera DM e chiude in terza posizione un combattivo Alessio Chessa BZM. La partenza è stata una bellissima partenza, siamo partiti un po' all'attacco, dopodiché sono riuscito a passare in testa perché sentivo che avevo un passo gara superiore, dopodiché mi sono messo davanti e ho fatto più strada possibile, dopodiché mi dispiace per Chessa Alessio che è scivolato, però sono riuscito a vincere, una vittoria che aspettavo da moltissimo tempo. Volevo ringraziare la Tecnomoto, mio padre, la Yame e il gruppo Jesi che mi ha supportato per questa weekend. Gara spettacolare quella della Open A, disputata dal gruppetto formato da tre piloti, Casadei, Barani e Bezzecchi. Continui scambi di posizione tra Barani e Casadei, quest'ultimo però forza troppo e scivola gli ultimi giri della gara. Nico Barani DM è lì a sfruttare l'occasione e vince meritatamente. Al secondo gradino del podio un generoso Mattia Casadei Pasini. Chiude terzo Marco Bezzecchi DM. Oh, la gara è stata bellissima, sono partito bene, ho preso un po' di stacco dal secondo, però poi verso metà gara mi ha raggiunto e ci siamo messi a fare un po' di bagarre, però peccato che poi alla fine Mattia è caduto. E vorrei ringraziare Lorenzo della DM e Luca Guadagnini che mi fa da meccanico. Un nuovo vincitore si affaccia sul gradino più alto del podio della Junior A. Si tratta del romagnolo Raffaele Fusco SG, autore di una gara perfetta. Lotta c'è stata per la seconda posizione tra Manuel Mazzullo Polini e Nicola Fabio Carraro Stamas. La classifica di campionato vede Nicola Fabio Carraro in testa con 40 punti, seguito da Raffaele Fusco 35 ed Emanuele Vocino 34. La gara è andata bene, ringrazio tutti i miei sponsor, in pratica il Tipico, la Marushin e il Blue Bay. Voglio ringraziare Sassi e tutti i miei meccanici che mi hanno fatto un motore grandissimo.
Junior B, gara molto accesa fin dalle prime battute, caduta al primo giro di Gennaro Izzo, che ha causato l'esposizione della bandiera rossa da parte del direttore di gara. Nessuna conseguenza per il pilota casertano. Alla ripartenza Manuel Bastianelli scatta al comando della prima curva, ma verrà poi penalizzato di 20 secondi a causa di partenza anticipata. Da sottolineare la bella bagarre tra il terzetto composto da Bietti, Ramos, Bernardi e Vargas. L'esposizione di una seconda bandiera rossa a causa della scivolata di Simone Serinaldi ha decretato il podio tricolore della classe. Questo l'ordine di arrivo: primo Celestino Vietti Ramus Polini, secondo Luca Bernardi Polini, chiude sul terzo gradino del podio Salvatore Vargas su moto ZPF. Allora, sono partito abbastanza bene tutte e due le partenze, poi però avevo il mio compagno di squadra che era lì dietro che cercava di sorpassarmi, però ho tenuto fino all'ultimo e ce l'ho fatta. E volevo salutare, ringraziare Polini, mio papà e mio fratello che è a casa.